Ehi là, ciurma! Io sono Mazzetessa e ben ritrovati qui su Magic Duels Origins 2015, no, 2016, ma non si chiama più Magic Duels Planeswalk 2016, vabbè. E siamo di nuovo qui con la ragazzina demente di nome Chandra Nalar contro questi artefici che mandano totteri a caso. E abbiamo sempre le stesse parti, carte di prima. Fenice di Chandra. Interessante. Volare e rapidità. Una con volare ci può essere molto utile per il fatto che i totteri là sono proprio dei pezzi di... shit. Giochiamo una montagna, lol. Terra base montagna fuoco. Che poi non ho mai capito perché associano il fuoco alla montagna, ma vabbè. Cioè, nel senso, non potevano essere tipo vulcano. No. Boh. Montagna. A me tutto ricordo tranne... La montagna al massimo c'è della neve, che è tutto meno che fuoco. Però, vabbè. E poi tecnicamente la pianura è più vicina al centro della terra, focoso, lavico ed eruttante rispetto a una montagna. C'è qualcosa che continua a stalkerarmi su Steam. Non so se sentite continuare. Secondo me è quel gran ragazzo di Marco. Però mi sta stressando adesso, mi starà scrivendo dei miau quasi di sicuro. Allora, Fenice di Chandra io la uso molto volentieri, ma non la sacrificherò per quel brutto prezzolato. Perché è un insulso. Attacco. Perché mi dice di attaccare? Non ha rapidità questo tizio? Cioè sì, ha rapidità, ma non ha un attacco per primo. Ogni qualvolta un avversario viene inflitto danno da una magia istantaneo o stregoneria rossa che controlli o da un planeswalker rosso che controlli. Oh, è interessante. Ma io non ho niente con cui infliggere danno a lui, quindi no, salto l'attacco. Idiota che sono! A volare, non me la poteva fermare. Ecco perché mi consigliava di attaccare. Ma sono un nabbo proprio spastico. Ce l'ho con gli spastici. Non ho niente contro gli spastici, lo sottolineo di nuovo. Mi dice di bloccare. Perché dovrei bloccarlo? No. Non voglio sacrificarmi l'unica creatura che ho con volare, con tutti quei totteri in giro che fanno un pacco di danni a gratis, sempre. Ecco il nostro primo tottero che arriva. 3, 2, 1. Tottero! Ciao! Ma ci eri mancato! Come stai, Totterino? Non voglio affrontare questa abilità. Missione abilità. Lo so cosa vuol dire X. Vuol dire, in base a quello che scegli, puoi fare danno. Fiammata devastante? No, è quella che mi è insulsa. Elementale demone di fuoco. Ah, è quello di prima che ha rinomare. Allora, a sto punto... mi dice di non attaccare ed effettivamente... Ah no, mi dice di attaccare con questo. A che pro? Non posso difendermi dal tottero, ma tanto il tottero, se io sono in... Se posso difendermi con questo, non lo usa. Poi con il demone credo che difenderò da questa. Se attacca con quella. Ma secondo me attaccherà col brutto prezzolato. Ok. Avrei potuto infliggergli due danni in più. Ah, vedi, adesso attacca col tottero. Io non posso bloccargli quello, ma posso bloccargli questo. Restandoci vivo. Quindi... con molto piacere lo farò. Ah! Porca d'una miseria! Ma io lo sapevo! Perché avrebbe dovuto attaccare con quello? Se non per il fatto che ci morivo a gratis. Idiota. Idiota, ma gli hai fatto un tranello del Kaiser e io ci sono cascato come un... come un idiota. Ragazzi, io non so giocare, sono proprio un... Devo trovare un insulto che non dia fastidio a nessuno. Potete consigliarlo nei commenti.
e uno ogni creatura che controllo. Ma questo, cioè, se dovessi usarlo, mi converrebbe usarlo in difensiva, non come il turno prima. Però potrei giocare questo, che effettivamente è una bella bestia, e sì, andiamo di quello. Senza fregare, cioè fregandocene di Furia di Chandra. Quando avrà 73 milioni di totteri, posso o infliggergli due danni o impedire che mi attacchi col tottero. Credo che gli infliggerò due danni. Poi qua ho un 5-4 con cui gli seccherò probabilmente. No, mi conviene seccargli un bruto prezzolato, che mi fa più danni. Attacca solo col tottero. Idiota. Per non perdere una creatura, attacca solo col tottero. Vabbè, meglio per me, no? O chi è questo? Cioè, vuol dire che a volare perché sto idiota qua sale su un tottero? Ecco, potrei prendere Tottero come insulto. E un altro brutto prezzolato, una miseria. Quante diamine di creature sta giocando? E a me vengono sempre mana, mana, mana. Mana, 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 mana. Inflige X danni a una creatura bersaglio. Ma non me ne frega particolarmente di usarlo adesso. Non ha della roba mostruosamente OP. Potrei tenermi però questo in difensiva. Ma tanto non gli muore, gli muore un tottero. X danni a una creatura bersaglio. Posso giocarle tutte e due? Nel senso, se io facessi. Due e uno. Non ne ho 4 e 1. No. Continuo allora. Userò la furia di Chandra quando mi attacca. Salto l'attacco, ok. Sì, mi fido di quello che mi consiglia. Effettivamente, se usassi la furia di Chandra in difensiva, potrei usare questa per seccare una delle sue creature 2-2. Verosimilmente. Ah, attacca con quello e con il tottero. Aspetta un attimo, allora. Il problema è che se per caso io difendessi con quella contro di lui. Però qua c'è un piccolo problema, nel senso io quando gli uccido quello, lui non ha più volare. Come arriva a farmi del danno con volare? Dovrei poterlo fermare, ma in realtà no, perché succede tutto in contemporanea. E quindi nonostante lui stia volando su un tottero. E io gli distruggo il tottero, lui continua a volare. Cioè, tipo per la legge d'inerzia, no? Sì, il principio di inerzia, allora lui continua. Però potrei verosimilmente. Però no, no, cioè non. Non posso usargli l'istantaneo prima della dichiarazione del blocco. Quindi sto cercando di capire come sfruttare Furia di Chandra al meglio, ma credo che sia assolutamente inutile sto giro. Nel senso che io dovrò dichiarare che questo. Attacca quello. E quindi se gioco la Furia di Chandra, niente. Cioè non fa niente a parte fare 4 danni a lui. E se invece dichiaro quello e poi uso Furia di Chandra, gli muore il tottero, gli muore questo, ma io perdo la Fenice. E quindi no, farò così. Aspetta un attimo. Sta giocando quello sull'altro. Più uno è attacco improvviso. Quindi vuol dire che perderei la creatura per il tottero. E quindi a sto punto. Non posso cambiare, no, eh. A sto punto gioco la furia di Chandra. E preservo la mia Fenice, se non altro. Basta. Giovane piromante, questo mi interessa.
un elementale 1-1 rosso e non mi dispiace per niente questa storia. Fiammata devastante, X è una creatura bersaglio, ma non so se ne vale la pena di sprecarlo per l'aeronauta sperimentatore. Lui mi dice di sì, che conviene. Ma secondo me mi conviene cioè, tenerla fin tanto che ho un altro istantaneo o stregoneria nel cimitero, in modo da infliggere danni anche a lui. Salterei l'attacco io verosimilmente. No, lui mi dice di attaccare. A che pro? Ah, questa non me la può bloccare. E questo ne manco. No, questo me lo può bloccare, ma ci perderebbe comunque. Per seccarmela ci perderebbe due creature. Però se per caso lui non difende con niente, io gli faccio 7 danni e lui il prossimo turno me ne può fare 2, 3, 5, 7, 9. Vabbè, fidiamoci della I. Solitamente dice cose sensate. Me lo secca, però ci perde quanto? Due creature. Peccato che non è nero sto giro, che non possiamo resuscitare questo bel ragazzino. No, io non bloccherei, perché questo mi conviene tenerlo per tenere poi. Cioè, per quando uso la fiammata devastante, lui userà, cioè creerà un elementale che mi può servire per difendermi. 6 danni credo che posso tollerarli ora come ora. Aia. Ora ha 2-3 creature con volare. Lui gioca il tottero e l'altro diventa di nuovo con volare. E questa situazione non è niente buona. Vediamo cosa viene. L'impulso infuocato infligge 2 danni a una creatura bersaglio. Ah, se hai più di cose. Boh. Allora, però mi basta 2 danni. Nel senso che allora io andrei a seccare questa con l'aspirante aeronauta. Questa potrei tenerla per seccare l'aeronauta sperimentatore. E infliggere al contempo X danni al suo proprietario. Allora, questo mi costa 1. Questo potrei giocarlo con 3 e 3, 6. Quindi meno 2, 4. Potrei fare 4 danni a lui e 4 danni a lui. E in più a sto punto avrei anche 2 elementali di fuoco. Sì, ci sta. Allora, io gli secco questo. Perché a volare. Gioca l'elementale di fuoco, il nostro piromante. Giovane piromante. A sto punto, con la fiamma devastante, io metterei tutte e quattro. Seccherei l'aeronauta sperimentatore. E in più, avendo due istantanei nel cimitero, dovrei infliggere anche 4 danni a lui. Esatto, perfetto. A sto punto, lui mi dice di saltare l'attacco. Ed effettivamente credo che sarà quello che farò. Perché abbiamo solo 6 punti vita. Se per caso lui mi facesse passare tutti e tre, non sarebbe per niente una buona situazione. Anche se quello avrei potuto usare, ma no, è meglio difendersi dal tottero. O da una ipotetica creatura con volare che gioca. Non abbiamo proprio un fico secco di niente sto giro. Mi dice attacca con quei due. In modo che se per caso lui dovesse attaccare. Non so se sprecare questo. Però se me lo blocca con uno, comunque gli muore uno di quei due brutti imprezzolati. Deve per forza bloccarmelo. A meno che non mi blocchi questo con il tottero. Ah, me lo blocca col tottero. Non mi dispiace come situazione, perché così perde l'unica creatura che aveva con volare. Ora, la situazione è di netto. Vantaggio, no, non diciamo netto prima di avercelo nel sacco per il fatto che dice di bloccarlo.
Sì, meglio di sì. Perché avendo un mazzo anche rosso potrebbe avere qualche incantesimo che mi infligge tot danni. E 4 è un numero plausibile per del danno che può infliggermi. Quindi è meglio che non mi chiuda, mi ribalti la situazione con un istantaneo all'improvviso. Sì, io andrei e attaccherei con questo. Solo quello, ma mi basterà per concludere. Ottimo! Questo giro la fortuna ci arride, riusciamo a distruggere gli artefici nonostante i loro infiniti totteri. Questo giro ne hanno giocati anche di meno in realtà, eh. Ok, stiamo progredendo in velocità e forza, ci mancano, boh, tot roba. Questo sarà 7,5, 8, no, 10 forse, ce ne mancano 5, possibile? Siamo 2/3? Sì, più o meno. Allora, vediamo. Riesci a sfuggire alle autorità grazie alla nuova magia che scopri di possedere, ma il tuo dono infuocato non passa inosservato. I soldati di Kaladesh, guidati dal terribile capitano Varal, ti danno la caccia per tutta la città. Quindi suppongo che dovremo sconfiggere o i soldati o il capitano Varal nel prossimo episodio. Ma lo scopriremo nel prossimo episodio. Io per oggi vi saluto, vi auguro una buona giornata, vi invito a lasciare un mi piace se per caso il video vi fosse piaciuto e a iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Io sono MazziTess, vi auguro nuovamente una buona giornata, un buon proseguimento, ciao a tutti!